Qui non c'è più nessuno. Non lo so. Eccolo, eccolo. Jump! Oh, regà! Basta! Basta con questi nomi tiri di triti! Basta con il Gerotal che il disco nuovo è orrendo! Sentitevi i dischi italiani, i gruppi italiani! Oggi ho ascoltato anche il nuovo singolo da The Matthews Band! Mamma mia, mamma mia! Statevene a casa! Statevene a casa! Promuoviamo la cultura per la vera! Nostri gruppi finiti! Porca trota, ragazzi, non potete capire! Non potete capire cos'è questo live nuovo della premiata Forneria Marconi a Lugano! Una cosa dell'altro mondo! Mostri! Mostri, ragazzi! Mostri! Con questo nuovo chitarrista che si chiama Matteo Mancuso. Una cosa pazzesca, pazzesca, uno dei concerti più belli che siano stati mai fatti da un gruppo prog italiano. Un disco fantastico, veramente fantastico. Questo è rock, questo dobbiamo portare avanti. Capito? Con Patrick Givas in forma sbagliante. Cioè un gruppo veramente da 10 ancora, da 10. Meno male che esistono ancora queste cose. Meno male che se dobbiamo andare ad ascoltare quello che esce adesso. Voto 10 per la qualità artistica e per le composizioni che sono tutti pezzi tratti dal repertorio storico della band italiana, compreso anche i brani tratti all'ultimo album. Incredibile, incredibile. Viva Matteo Mancuso, ma soprattutto anche straordinaria. Bravo, scusate se mi sono. Ogni anno faccio questa maschera, ma questa è la parte del personaggio, la portata. Luca Zabini, tastierista, pazzesco anche lui. Una band rinverdita con dei giovani incredibili. Ve lo straconsigliamo, straconsigliamo. E non è fino a qua, più tardi un'altra recensione di un grandissimo chitarrista che è tornato sui propri passi con un disco eccezionale, ma ne vedremo dopo. Viva la BFM! Viva l'Italia, viva il rock!